Benvenuti nel canale Spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Pomeriggio 5, attacco epico da parte di Barbara D'Urso contro Diletta Leotta, dopo la foto del bacio con Ryan Friedkin, ma stai zitta, durante pomeriggio 5, la conduttrice Barbara D'Urso ha attaccato duramente la collega Diletta Leotta, dopo l'ultimo gossip che la vedeva protagonista di un bacio con Ryan Friedkin. La Leotta, infatti, dopo i primi rumors, non accessoriati di foto, aveva attaccato duramente giornali e giornalisti smentendo qualsiasi voce sul suo conto. Peccato che poco dopo, siano uscite le foto con il fatidico bacio con il milionario. Scopriamo il consiglio spassionato, di Barbara D'Urso dopo quanto successo. Leggi anche, Diletta Leotta, chi è il suo nuovo fidanzato Ryan Friedkin? Età, lavoro, padre, carriera, Instagram pomeriggio 5, Barbara D'Urso attacca Diletta Leotta. Barbara D'Urso inizia la striscia dedicata a Diletta Leotta, a pomeriggio 5 venerdì 30 aprile, senza mezzi termini e prendendo in giro la giovane collega per quanto dichiarato prima delle foto che la ritraggono baciare Ryan Friedkin. Barbara, senza mezzi termini, ha attaccato duramente la Leotta, per il suo sfogo contro i giornalisti e i paparazzi, durante il quale aveva parlato della nonna preoccupata per i continui finti flirt collegati alla nipote, insomma, uno sfogo shock quello di Barbara D'Urso che non si è di certo risparmiata. Come prenderà Diletta Leotta la ramanzina della collega? https://www.it/wp-content/uploads/2021/04 pomeriggio meno 5 Barbara D'Urso Diletta Leotta. MP4 lo sfogo prima della paparazza criticato dalla D'Urso il 27 aprile, prima della foto del presunto bacio con Ryan Friedkin, Diletta Leotta aveva deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulla sua storia con Kenny Aman e sul rapporto che la lega al proprietario della Roma, anche se non lo nomina esplicitamente. Ecco il suo lungo sfogo su Instagram in cui spiegava anche il motivo del mancato viaggio in Turchia dalla famiglia del fidanzato Ken. Diletta aveva continuato il lungo sfogo, dopo le precisazioni su Kenny Aman e Ryan Friedkin, così, Barbara D'Urso per una volta non ha tutti i torti, forse, considerando che poco dopo sono state pubblicate le foto di Diletta e Ryan Friedkin intenti a baciarsi, foto di oggi e voi da che parte state? Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di per scoprire in anteprima tutte le news sui protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!